Ciao a tutti, sono Michele Borromeo, sono chef e cibartista e fra poco farò un gelato all'azoto liquido. In cosa consiste? Ho preso la base di un normale gelato alla crema, quindi sono latte, tuorli e zucchero. Ho tolto tutta la parte chimica che normalmente si trova in qualsiasi tipo di gelato, per mantenerlo, per far sì che non si sciolga velocemente, quindi qualsiasi tipo di additivo chimico l'ho tolto, quindi un gelato molto sano, mi ripeto, sono latte, tuorli e zucchero. Invece di montarlo in gelatiera userò l'azoto liquido, che si usa molto nella cucina molecolare. L'azoto è il 78% dell'aria che respiriamo, quindi di pericoloso non c'è assolutamente niente. Invece che trovarlo allo stato gassoso, io lo userò allo stato liquido, e allo stato liquido è a meno 197 gradi, quindi userò il suo potere refrigerante per montare al momento un gelato, questa base di un gelato alla crema liquido, e diciamo per montarlo, per far sì che otteniamo un gelato senza alcun tipo di additivo chimico e di una consistenza molto più vellutata dei normali gelati.